Ebbene sì ragazzi, sono quasi terminate queste due settimane che sono stato alla guida di questa Kawasaki Z900 RS e oggi vi farò sapere com'è stato viverci con sta moto, i pro, i contro, i pregi, i difetti, cosa davvero ne penso. Beh ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Vi raccomando, se siete nuovi iscrivetevi a questo canale, cliccate sulla campanella, mettete un mi piace a questo video che aiuta tantissimo, seguite il mio sponsor Radio Terronia Rock. Ebbene sì ragazzi, due settimane su sta Kawasaki Z900 RS Retro Sport. Allora, in queste due settimane ragazzi l'ho capita veramente veramente bene sta moto, quello che vuole significare e per chi è. Per dirvela tutta ragazzi, io questa moto non la vorrei assolutamente riportare, perché è una di quelle moto veramente veramente eccitanti, un 4 cilindri fluido che assolutamente non ti dà nessun problema, una risposta del gas pari alla perfezione, un traction control che funziona veramente veramente bene, non interferisce proprio e taglia subito il motore come su altre moto. Questa qua interferisce ma in modo giusto. È una moto molto molto agile, i cambi di direzione sono molto precisi ed è veramente una cosa impressionante raga, perché comunque questa moto è più di 215 kg in peso. Beh sì, il motore è fantastico, ma ho trovato un po' di problemi con il cambio marcia, con la trasmissione. Insomma, su sta moto non le piace veramente scalare marcia se non fatto un po' di rev matching. Magari quella è veramente una delle pecche molto molto importante pure per me, ed è un peccato perché veramente se non era per quello questa moto sarebbe stata veramente veramente perfetta, perché dallo stile di guida, dalla comodità in sella, al settaggio sospensioni, queste due settimane che l'ho tenuta sono state due settimane più eccitanti insomma della mia vita da giornalista youtuber slash youtuber, come lo volete chiamare voi, proprio grazie a questa Kawasaki Z900 RS. Ha fatto in modo che mi ha incuriosito ancora di più su queste Modern Classic giapponesi. Sono salito anche su una cruiser giapponese, una urban cruiser giapponese, e veramente mi ci sono divertito tanto, la Vulcan S, da quella piattaforma lì che questa moto ha voluto derivare. Queste moto giapponesi sono precise, sono pochissimi compromessi. È vero, magari le sensazioni da Modern Classic o moto retro magari non ci sono tanto oppure sono minime, ma su quale altra Modern Classic stile retro come questa avrai queste sensazioni di moto veramente veramente speciale? Oh. E se non stai attento raga, questa qui ti scappa veramente sotto, eh? Detto questo, per chi è questa moto? Non è assolutamente per un neofita, non ti puoi assolutamente permettere di sbagliare niente, insomma, se fai un piccolo sbaglio su sta moto, la paghi cara, anche se comunque, a dire la verità, il traction control fa davvero un ottimo lavoro a gestire la potenza di questo motore, ma non è una moto da, insomma, giarsi su, devi avere veramente veramente esperienza, devi sapere cosa stai facendo su una moto. È molto molto facile superare il limite su questa moto nelle prime due marce ragazzi. Magari se hai mai portato moto super sportive, magari ti sei scocciato di quel look super sportivo e aggressivissimo, vuoi una moto un po' più comoda ragazzi, questa veramente ti soddisferebbe proprio proprio bene. Quindi se ti piace quel look Kawasaki e quell'urlo Kawasaki 4 cilindri, non c'è scelta migliore da fare secondo me. Poi se vuoi quel tocco in più di sensazione, quella moto un po' più emozionante, sembra veramente una moto uscita dagli anni 60, allora magari dai un'occhiata alla BMW R9T, motore raffreddato ad aria, potenza in marcia molto molto simile a questa in termini proprio di prestazioni, quindi magari dai un'occhiata a quella moto lì. Ma se vuoi una moto moderna come questa, molto facile su cui far manutenzione, non guardare oltre. Sicuramente è una moto che metterei in lista da provare se sei proprio nel mercato di comprarti una Modern Classic con uno stile retro e tocchi moderni. Ma tra le Kawasaki Z900 sicuramente questa qui con il kit Cafe Racer è quella che io preferisco, proprio per la posizione di guida un po' più aggressiva, un po' più focused, ma allo stesso tempo comoda ragazzi, comoda. Come vi ho detto, l'unica cosa che mi fa veramente imbestialire è sto cambio marcia, sta trasmissione raga, l'impianto frenante è veramente veramente fantastico ragazzi. Questa sarà
dura riportarla, anche perché comunque il fatto che questa è una moto più moderna a me non dispiace affatto, a dirvi proprio la verità. E poi ragazzi, il prezzo è veramente veramente giusto. E oltre quello, la cosa interessante è che Kawasaki sta facendo un'offerta in questo momento che puoi comprarla a finanziamento a tasso zero pure. Adesso dopo 2 settimane lo posso confermare veramente. C'è un po' di calore che emana dal motore sul lato sinistro, è proprio lì sul mio piede e gamba sinistra. Ragazzi, su questa Kawasaki è tutto, insomma concludo questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi a questo canale, che sabato andremo a riportare questa moto in concessionaria e ne prendiamo un'altra come il nostro solito fare per altre 2 settimane per recensirla per bene. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Seguite il mio spazio di quest'anno, Radio Tenora Rock, e ci becchiamo alla prossima. Adiù, ciao bello. Questa sarà difficile riportarla.